Spesso gli eventi sismici possono essere trasformati in opportunità di rilancio di una città antica come Teramo. L'importante è puntare sul centro storico attraverso la conservazione e il restauro dei beni culturali. È il messaggio che il Lions Club Teramo, insieme all'Ordine Teramano degli Architetti, intende lanciare agli amministratori locali. Se ne parlerà in un dibattito sabato prossimo alle 15.30 all'Hotel Abruzzi. È vero che la sicurezza è importante, ma non deve andare in secondo piano il recupero e la conservazione di quello che è il nostro patrimonio storico, che poi è la nostra ricchezza. Eliminare le scuole dal contesto urbano e dal centro storico vorrebbe dire impoverire ancora di più questa città e contribuire allo spopolamento. Il Lions di Teramo è sempre più impegnato in questo progetto di recupero del centro storico. Sì, noi eravamo partiti quest'anno come programma La legalità per lo sviluppo, ma dopo gli eventi che ci sono stati, del terremoto e dei problemi climatici, ci siamo chiaramente impegnati a operare in questo settore dei problemi del sisma e soprattutto del dopo sisma, della ricostruzione, della possibilità di recuperare i centri storici, ma soprattutto di utilizzarli. Non basta creare dei contenitori che rimangono vuoti, ma dobbiamo ridar vita ai centri storici, anche quelli dei piccoli borghi, anche quelli delle altre cittadine, non solo di Teramo. Intanto questa mattina a Teramo, nella centrale via di Paolo Antonio, è crollato un antico muro di mattoni e pietra che costeggiava l'ex campetto UTAP. È sempre più necessario dunque mettere in sicurezza il centro storico di questa città, senza però decentrare troppo i servizi, altrimenti, come sostiene anche il Lions di Teramo, il tessuto cittadino ne morirebbe.